Buongiorno, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la nostra informazione e benvenuti al TG Flash. In apertura, 5 regioni in fascia arancione e una situazione che peggiora nuovamente in tutta Italia, con l'indice di diffusione del virus che per la prima volta dopo 6 settimane torna superiore all'1 a livello nazionale e 12 regioni sono a rischio alto. I dati della cabina di regia confermano quel che era evidente da giorni. Il Covid ha ripreso a circolare ed è quindi fondamentale contenerne la diffusione per evitare la terza ondata. Vanno mantenute le misure in atto, confermano gli esperti, invitando il governo a rafforzare le restrizioni. E la stretta arriverà con il nuovo DPCM in vigore dal 16 gennaio, a partire dalla conferma del divieto di spostamento anche tra le regioni in zona gialla. Da domenica tutte le regioni italiane saranno collocate in fascia gialla, ad eccezione della Calabria, dell'Emilia-Romagna, della Lombardia, della Sicilia e del Veneto, che saranno collocate in fascia arancione, con il Ministero della Salute Roberto Speranza che ha firmato le nuove ordinanze. Dobbiamo tenere il massimo livello di attenzione, il virus circola molto e l'indice di contagio è assolutamente in crescita. Le ordinanze saranno in vigore fino al 15 gennaio, data in cui scade il DPCM e con il nuovo provvedimento verranno valutate eventuali proroghe. Adesso cambiamo argomento, torna centrale il tema della scuola, arriva a 14 il numero delle regioni che hanno deciso di rinviare ulteriormente il ritorno dei ragazzi delle superiori a scuola, prima fissato al 7 gennaio e poi slittato per volontà del governo a lunedì 11 gennaio. In alcuni casi i governatori hanno deciso di lasciare a casa per le prossime settimane anche gli alunni delle medie e delle elementari. In altre, come Calabria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche e Sicilia, i ragazzi delle superiori torneranno in aula il 1 febbraio. Oggi Lazio, Emilia-Romagna, Umbria e Sicilia si sono aggiunte al fronte delle regioni che già nei giorni scorsi avevano deciso di lasciare in didattica a distanza i propri alunni, ma ognuno ha scelto modalità e date diverse. Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, ha stabilito che le superiori rimarranno al 100% in didattica a distanza fino al 17 gennaio, data già decisa giorni precedenti anche in Molise ed in Piemonte. Lezioni online fino al 24 in Emilia-Romagna ed in Lombardia, mentre in Sicilia il governatore Musumeci ha deciso per la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 16 gennaio, sia per le scuole elementari e per le scuole medie, e fino al 30 gennaio per gli istituti superiori. In Umbria la regione ha deciso didattica esclusivamente a distanza fino al 23 gennaio nelle scuole superiori. Dal canto suo il governo lavora per far tornare i ragazzi in classe nel più breve tempo possibile, ha commentato il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia. Il 7 sono tornati in aula i bambini delle elementari e delle scuole medie. Dobbiamo fare di tutto per far tornare nella normalità anche gli istituti superiori. E adesso cambiamo argomento. La Protezione Civile ha comunicato i dati Covid per la giornata di venerdì 8 gennaio. Sono 17.533 i nuovi positivi su tutto il territorio nazionale, cui si aggiungono 17.575 guariti e si contabilizzano 620 deceduti. I tamponi processati sono stati 140.267 per un tasso di positività in discesa nelle ultime 24 ore del 2,4%, che si attesta al 12,5%. Non si registrano variazioni per quanto riguarda le terapie intensive, ma aumentano di 22 le persone che hanno avuto bisogno di ricovero ospedaliero. L'unità di crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino relativo all'andamento della curva pandemica sul territorio. Si certificano 984 nuovi contagiati, di cui 75 sintomatici su 8.889 tamponi processati, per una percentuale di incidenza dell'11%. Si segnalano inoltre 2.151 guariti e 46 deceduti, 6 nelle ultime 48 ore e 40 in precedenza, ma contabilizzati soltanto ieri. Per quanto concerne il report di posti letto su base regionale, su 656 posti letto disponibili in terapia intensiva ne sono occupati 100. Su 3.160 posti letto di degenza ordinaria, 1.395 ne sono quelli occupati. Grande successo per il primo giorno del Vaccine Center di Fuoricrotta, ubicato presso la Mostra d'Oltremare.
Le dosi sono destinate al personale medico e infermieristico che fin dalle prime ore del mattino di ieri hanno seguito una lunga fila per accedere alla struttura. Dalle ore 8:30 sono stati aperti i cancelli dei padiglioni 1 e 2, quando c'erano già centinaia di operatori sanitari in attesa all'esterno del polo fieristico napoletano. I sanitari hanno atteso con ordine il loro turno in uno dei 15 box per le vaccinazioni che sono proseguite per tutta la giornata, con un'attesa media di circa 2 ore. Abbondantemente è stata già superata la quota record di 1.500 vaccinati. Cambiamo argomento, al momento è esclusa la natura dolosa della voragine che si è aperta nel parcheggio dell'ospedale del Mare nella mattinata di ieri nel quartiere napoletano di Ponticelli. È quanto informa una nota dell'ASL Napoli 1. La voragine è profonda una ventina di metri ed è ampia circa 2.000 metri quadrati. In tutto l'ospedale del Mare al momento è interrotta l'alimentazione elettrica, ma il presidio è alimentato dai gruppi elettrogeni che garantiscono la piena operatività della struttura. Nel più breve tempo possibile l'ASL Napoli 1 provvederà a chiudere temporaneamente il Covid Residence per impossibilità a garantire acqua calda ed energia elettrica. Non si registrano persone coinvolte, anche se alcune autovetture sono finite nella voragine. L'ASL di Caserta ha pubblicato il consueto bollettino di aggiornamento quotidiano relativo all'andamento della curva pandemica da coronavirus nella terra di lavoro. Si registrano 154 nuovi positivi, cui si aggiungono 147 guariti ed 8 deceduti. Il numero di tamponi processati è stato di 1.868 per un tasso di positività ai test pari all'8,2%. La città che fa registrare il maggior numero di attuali positivi in terra di lavoro è Maddaloni con 246, seguita da Caserta con 227 e da Aversa con 202 attuali positivi. Adesso cambiamo argomento perché è il momento dello sport, primo piano è il calcio. Dopo il turno infrasettimanale dell'Epifania si riparte con il campionato e le 20 formazioni di Serie A si apprestano a vivere un altro weekend di emozioni in questa 17esima giornata e vanno tutte a caccia di 3 punti importanti per la classifica e i rispettivi obiettivi. Ad aprire la scatola di questo turno di campionato, nel primo anticipo di giornata, c'è il Benevento impegnato quest'oggi al Ciro Vigorito dopo la vittoria esterna a Cagliari, chiamato ad affrontare l'Atalanta di Gasperini. Parliamo di 2 squadre che si promettono spettacolo e che sono assolutamente in salute, tant'è che si può attendere qualsiasi tipo di risultato dal match odierno. I giallorossi dovranno fare a meno di Tuia, perché non si è assorbito il fastidio muscolare alla coscia destra ed in difesa dunque dovrebbe agire Fulon a sinistra con Improta a destra. Centrali davanti a Montipò agiranno Barba ed il solito Glick. Inamovibile Schiattarella in regia, c'è Ionita sul centro-destra e Dabbo è in vantaggio su Etemai sul centro-sinistra. La Padula, praticamente certo del ruolo di centravanti, dietro di lui agiranno in tandem Caprari ed uno fra Insigne e Sau, con le quotazioni di quest'ultimo in risalita nelle ultime ore. Non convocati Teglio e Iago Falche. E con lo sport con il Benevento siamo in chiusura, era la nostra ultima notizia. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata sui nostri canali.